stato preso nel 2000 da mio papà e io sono arrivato qui nel 2008 dopo aver lavorato 2 anni a Londra nello studio di Sebastian Verne e successivamente da Ross Lovegrove. È uno spazio industriale e molto interessante l'aspetto che tutti questi loft sono comunque vissuti da persone, come dire, creative, da fotografi, fabbro, saldatore, insomma è una piccola community. Il mio percorso progettuale è stato molto naturale, nel senso che quando sono arrivato in studio con mio papà, ovviamente ho avuto modo di seguirlo in tanti processi produttivi e progettuali. E mano a mano io nel frattempo cercavo di fare le mie esperienze, quindi l'unico modo era quello di cercare di fare autoproduzione, quindi cercare di progettare svincolato dalle aziende. Era la maniera più veloce per sperimentare e anche, se vuoi, farti notare. E così è stato, nel senso che poi pian pianino anch'io ho acquisito, come dire, una formazione che mi ha permesso di fare dei lavori insieme a mio papà, i primi lavori di firmati a quattro mani, cioè nel senso che alcuni clienti ci hanno chiesto proprio di fare un lavoro, un progetto insieme. E questo è stato, come dire, un po' la svolta, nel senso che non era un input legato a mio papà, nel senso che lui non ha mai forzato questa cosa né personalmente né a livello lavorativo con i suoi clienti. Questo devo dire che mi ha permesso anche a me di essere molto tranquillo e libero di fare il mio percorso proprio lavorativo. Il pezzo sicuramente più importante e più esplicito di questo discorso dell'autoproduzione è stata la lampada Bridge che ho presentato nel 2015, e quindi attraverso l'utilizzo di lamiere molto sottili di 1 millimetro di spessore e con la tecnologia del taglio a laser si ricava questa forma che poi viene piegata e quindi diventa dal 2D diventa tridimensionale grazie un po' come agli origami, alle pieghe di questa lastra assume una struttura. Mi sono dovuto occupare poi di tutto, non facevo neanche più il design perché voleva dire contattare gallerie, negozi, giornalisti, quindi diventa occuparsi del packaging, la grafica. È stato sicuramente molto stimolante, mi ha permesso di farmi notare, è stata poi inserita all'interno del Museo della Triennale. È stata un'occasione di crescita e di conoscenza. Sì, il progetto secondo me più interessante di quest'anno, anche in un anno così particolare di pandemia, è stata l'occasione insieme a David di collaborare con il gruppo MDF Italia, che aveva acquistato l'anno scorso, 2 anni fa, Acerbis, e ci ha incaricato di occuparci di tutta la direzione creativa del marchio, del brand. Diciamo che siamo partiti dal voler rieditare numerosi pezzi firmati da maestri del design degli anni 70, 80, 90, quindi cose di Vico Magistretti, Branzi, Nanda Vigo, Gianfranco Frattini. E l'operazione non è nostalgica, ma era, diciamo così, con un intervento molto rispettoso nei loro confronti, rendere questi prodotti attuali e contemporanei. Si capisce da questi prodotti che spesso non erano arrivati neanche nella fase di produzione, quindi sono rimasti o sulla carta o semplicemente dei prototipi, quanto un prodotto così valido possa essere dopo 30 anni ancora contemporaneo, con delle piccole modifiche di finiture, materiali, dimensionamenti, proporzioni. Il plus dell'autoproduzione per me è stato proprio quello di poter sperimentare
e quindi in un certo senso, anche se oggi non produco più i miei prodotti, mi rimane questa attitude di voler sperimentare personalmente in modo libero, e questo poi lo utilizzo sempre di più con le aziende. Quindi è un modo anche un po', non dico anarchico, ma un modo libero di fare ricerca.